Vediamo qualche notizia. Io ricordo. Ma io tenevo anche YouTube. Ma sì, ma dai, non mi ricordavi di me. Ma dai, non ci credo. Non ti ricordi di me. Guarda, guarda. Non ci credo proprio. Non ci credo proprio. Per questo ti dirò alcune delle ultime notizie. Anche perché sono mancato per un bel po', ma mi sono mancato. Sì. Allora, direi di subito di cominciare con una delle ultime notizie, ovvero Zirkzee va al Parma. Il Bayern non lo convoca. Sembra che questa sia praticamente una lascia libera per farlo partire per il Parma. Questo è un acquisto per il Parma, anche perché è giovane, è forte, lo voglia Fanta, quindi potrebbe essere un ottimo acquisto. Come potrebbe rivelarsi brutto, vedendo che magari è giovane e non riesce a gestire bene le emozioni. Intanto Ribéry potrebbe rimanere in vigore alla fine dell'anno, dipende se la Fiorentina decide di acquistarlo. Ovviamente ormai costa pochi milioni, ha una certa età. La Fiorentina non ha voglia di spendere tanto, ma il Bayern non ha voglia di perdere dei soldi sopra a Ribéry. Nel frattempo la Juve cerca in tutti i modi di acchiapparsi questo Scamacca, questo giovanissimo Scamacca, pieno di tatuaggi, super forte, con un tiro veramente un giocatore di carattere, diciamo. Ecco, questo vedremo se la Juve ci riuscirà alla last minute o meno. Di sicuro, però, andiamo a vedere tutti gli acquisti effettuati dalle squadre. Partiamo proprio dal sud Italia, da Benevento, da Adolfo Gajic del CSKA Mosca. Arriva a Benevento, classe 99, giovane, arrivato con diritto, con un prestito con diritto di riscatto. Vedremo se farà bene. Sicuramente i tifosi punteranno molto su lui. Al Parma, oltre, si aspetta la ufficialità di Zinkerzi, Zinkzri, è arrivato Dennis Mann, classe 98, ha firmato fino al 2025, quindi arriva da Bucarest. Vedremo se farà bene. Invece il Bologna mette anche lei un colpo, classe 93, arriva a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021, e stiamo parlando di Paolo Faragù dal Cagliari. Certo, il Bologna è da un po' che si pensa che dovesse arrivare in Europa League, non ci arriva mai. Qualche acquisto non farebbe male. Nel frattempo il Cagliari si muove anche lei, comprando qualcuno. Già lo spesso fa vedere i suoi giovani. Infatti Alessandro Degliula arriva a Cagliari. Il 25enne, di 25 anni, centrocampista. È in prestito. Quindi vedremo se poi lo riscatterà il Cagliari. Anche Crotone fa degli acquisti dal Verona, prende Di Carmine. Ottimi acquisti, diciamo che tutte le squadre si stanno muovendo molto bene, prendendo alcuni come Crotone, qualcuno di un po' più esperto, classe 98 infatti, che rimarrà là in prestito fino al 30 giugno 2021. Qualcuno un po' più esperto che si muove, altri invece prendono qualcuno un po' più giovane, come per esempio Degiuola, oppure come ha fatto la Juve, Portanova del Ge no, no, che si dice come ha fatto il Verona dalla Juventus, parlando di Manolo Portanova, classe 01, è stato venduto a titolo definitivo. La Juve non potrà più ricomprarlo. Ha giocato poche partite, ma giocate bene, quindi un giocatore da tenere d'occhio. Andiamo a vedere invece giocatori arrivati dal Genoa alla Juventus.
come per esempio il 19enne classe 03 della Juve, e che rimarrà il rosso-blu, molto probabilmente rimarrà il rosso-blu fino alla fine della stagione, ma potrebbe rimanere un altro anno oppure metà anno, dipende da come si è evoluto. Comunque la Juve si vede che punta molto sui giovani. Un altro acquisto fatto dai Viola questa volta, da Levski Sofia, arriva Ivan Handanov, classe 03, arriva a Firenze in prestito con diritto di riscatto. E avrà la possibilità, i Viola avranno la possibilità di allungare il prestito di un anno, se ovviamente Ivan Andonov faccia bene. Oh, invece l'Udinese rimpiazza Lasagna, andato all'Hellas Verona, prendendo un giocatore di ormai una certa età, che conosce molto bene l'Italia, avendo giocato alla Juventus ed essendo ormai un ex Napoli. Stiamo parlando di Llorente, che indosserà la maglia numero 32 e rimarrà lì fino al 30 giugno 2022. Ora lo so che molti si stanno aspettando dalla Lazio qualche acquisto top, vedendo che si sta in Champions, ma diciamo non si sposta più di tanto la Lazio col budget. Prende Matteo Musacchio dal Milan a titolo definitivo e rimarrà lì non si sa per quanti anni ancora. Poi più un altro acquisto già al Napoli, il terzino Franco Marchino passa in Viola con la numero 25, il vecchio numero di Chiesa, quindi numero importante. Kevin Malquit dal Napoli. Infatti, ecco qua, come avevo già detto prima, Lasagna dall'Udinese al Verona, fino al 2022 avrà la maglia numero 92. Invece, andiamo a vedere qualcun altro. Ah, sì. Il Benevento dalla Samp si rinforza prendendo un classe 97 che ha scelto al numero 27, ovvero Fabio De Paoli. A titolo temporaneo con diritto di riscatto, vedremo se farà bene. I Viola si spostano ancora dallo Spartak Mosca, di nuovo sempre da lì, arriva Alexandre Kokorin, almeno il cognome che faceva pronunciare, con la numero 91, firma un contratto di 3 anni e mezzo, con anno definitivo. Non giovanissimo, infatti ha il suo numero. Il suo numero è 91, come il suo anno di nascita, non giovanissimo ma neanche vecchio, quindi diciamo che ci sta. Sturaro dal Genoa, dove non trovava mai più spazio, sceglie di andare all'Hellas Verona. Passa a titolo temporaneo anche lui, alla fine della stagione acquisto definitivo, quindi verrà comprato all'Hellas Verona a fine stagione, non farà mai più ritorno al Genoa. Acquisti internazionali, passando dalla Premier, Tomori, classe 97, di cui avevo già preannunciato negli scorsi video un probabile arrivo in maglia rossonera, e a quanto pare è arrivato in diritto, con diritto di... Che sto dicendo? No, okay. È arrivato in prestito, alla fine della stagione verrà comprato definitivamente, ha scelto la maglia numero 23, 2021 il Milano lo dovrà acquistare, vedremo come andrà. Il Cagliari si muove per comprare un nuovo difensore classe 96 e viene dall'Emilia Romagna, dal Bologna, preso con prestito con diritto di riscatto. Sto parlando di Arturo Calabresi, mai sentito nominare. Magari questo 25enne sarà uno scoperto interessante, non lo so, non l'ho mai visto. Il Parma da quella squadra lì che vi conoscete molto bene, arriva Basileios Zagaritz, che
che classe 01 ha firmato per un contratto di 3 anni. Vediamo, è molto giovane. Vedremo se farà bene. Parma sta acquistando davvero molti giovani. Vedremo se andrà. A proposito di giovani, c'è anche bisogno di un po' più di esperienza con un terzino classe 94, 27enne, venente dal Milan, che firma con loro fino al 2025. Stiamo parlando di Andrea Conti dal Milan, terzino buono, molto difensivo e poco veloce, però può fare bene. Si tratta di un acquisto a titolo temporaneo fino al 30/06/91, 30 giugno 91, con obbligo di riscatto al termine della stagione. Ora, uno degli acquisti più scottanti, diciamo, che più non ci si aspettava. Stiamo parlando degli acquisti del Milan, di quale uno è Mario Mandzukic, che fino ad ora ha deluso. Classe 86 ha deluso, il 36enne ha deluso, a parte il fatto che ha preso la 9, ci ha sbagliato. Per ora ha deluso, sta sbagliando tutto, ha litigato anche con Ibra, sta sbagliando tutto. Vedremo se alla fine riuscirà a farsi valere con la numero 9. Cagliari invece dalla Fiorentina prende un classe 90, 93 in prestito con diritto di riscatto, sceglie la 32. Stiamo parlando di Alfred Duncan. Prima era dell'Inter, si era pensato a fare uno scambio di prestiti, ovvero Duncan per Biraghi. Alla fine è stato accettato, riferito tutto, quindi Duncan rimane Viola e Biraghi all'Inter. È successo un casino, tutto annullato, Duncan venduto, non si è capito più niente. Invece dal Toro arriva un centrocampista francese classe 94, ovvero 27enne, fino al 30 giugno 2021, con diritto di acquisto a fine stagione, indossa il numero 18. Stiamo parlando di Mete. Dal Salisburgo invece arrivano nuovi giovani interessanti dal Genoa, come il difensore classe 97, con la numero 25, acquistato definitivamente. Stiamo parlando di Ognuena, si pronuncia in italiano. Invece, ritorno in Italia dal Marsiglia, siamo al Genoa, ex Roma. Stiamo parlando di Kevin Strootman, classe 90, quindi compierà 31 anni. È in prestito, senza diritti, prestito. La Samp, acquisto dalla Serie B dal Brescia, arriva Ernesto Terracrossa, classe 92, non proprio giovanissimo, firma fino al 2025 e indosserà la numero 9. Da Lille arriva Soumauro, per il Bologna, classe 92, firma fino a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021, con obbligo di acquisto. Indosserà il numero 5. Lo Spezia compra Saponara, che ha già fatto il suo primo gol con la maglia, classe 91, la maglia 23, a titolo temporaneo, con diritto di riscatto se gli interessa. Invece arriva per il Cagliari Nainggolan, che indosserà il numero 4. Ora, non sembra che stia giocando troppo bene nel Cagliari, nel Nainggolan. Di sicuro spero che con il Sassuolo faccia schifo, visto che c'ho Ciccio che deve segnare, che gioco contro il primo in classifica, quindi forza Ciccio. Allora, Mahele dal Genk per l'Atalanta, che è stato il primo acquisto, e basta ragazzi, basta. Questi erano tutti gli acquisti del 2021, del gennaio 2021, e Cutrone,
Un'ultima notizia, scoop, Cutrone andrà al Valencia in prestito. Per chi se lo chiedesse, lo scambio che ha chiesto l'Inter, ovvero di Diego Sanchez, è stato rifiutato dall'Inter, è stato rifiutato dalla Roma, perché a quanto pare Diego vale più di Sanchez in questo momento. Allora, molti ho letto che pensano che le mie notizie siano false, ma non è vero. Perché se andate su Sky Sport o su app come OneFootball, potete trovare le stesse notizie che leggo. E quindi io le leggo in diretta e le do a voi nel caso non abbiate voglia di leggere, come me. Va bene, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ah, ehi, ehi, ehi. E Shaarawy arriva alla Roma. Fine, finisce così. Ha fatto le visite, suo è passato, ma va alla Roma. Ciao ciao.